Ce l'aveva anticipato lui stesso durante Dentro la giostra di giugno. Gli sarebbe piaciuto tornare a vestire i panni dell'Araldo, almeno per una notte, quella della giostra straordinaria dedicata al Giubileo della Misericordia. E così sarà. Dopo aver ceduto il testimone al figlio Francesco Sebastiano, torneranno dunque i suoi mitici annunci. A darne notizia direttamente la pagina Facebook della giostra. Con grande piacere annunciamo il rientro per l'edizione straordinaria di agosto dello storico Araldo Gianfrancesco Chiariconi. Voce della giostra dal 28 agosto 1976, Chiariconi ha rivoluzionato con il suo timbro e la sua cadenza il modo di raccontare il saracino in tutte le sue fasi. Siamo sicuri che anche il figlio, Francesco Sebastiano, allievo del padre, nonché araldo di grande spessore, si unirà con piacere al nostro più sincero. Bentornato Gianfrancesco. E proprio nell'intervista che ci concesse a giugno ci raccontò la storia del mitico Ma. Durante la giostra. Quella volta che io passai dal trapassato prossimo al passato prossimo, perché prima io avevo trovato e continuavo fino al 1983 a dire, quando c'era o l'handicap o il premio, sì, che il quartiere, il cavaliere aveva marcato, sì, quindi tutti capivano che c'era il raddoppio o c'era qualche penalizzazione. Però io al Balestri, che in quel momento era regista, che era stato il mio predecessore e Pigmalione, gli dissi: ma a me non mi pare giusto utilizzare trapassato prossimo, perché in fin dei conti ha colpito ora, ha marcato ora, non ieri. Dice: hai ragione, vabbè. Lo dissi improvvisamente, nessuno se l'aspettava. Quando il giostratore, mi pare che perse la lancia, e io dissi 4, ha marcato punti 4, e ci fu un momento di cose, sapevano tutti, almeno lì i figuranti, tant'è che il quartiere, che sapeva che aveva perso la lancia, si alzò in piedi contento, che vuol dire non ci hanno penalizzato. L'altro quartiere, che invece sapeva, dice: come, gli danno il punteggio? Mi venne addosso quasi per picchiarmi, e io, vedendo quest'orda selvaggia, dissi: ma è nato così, sì, ma, e lì si fermò un cazzotto qui.